Via Craig Callan, la società dell'NL Basket scioglie il contratto con il giocatore americano e decide di puntare su altri atleti. Prime mosse di mercato che comincia a farsi sempre più caldo. Resta però l'incognita Gibson, il forte giocatore californiano impegnato nella Summer League di Las Vegas, sta indossando la maglia dei Boston Celtics. Sugli spalti ad osservarlo con attenzione è anche coach Buchi, che coglie l'occasione per sondare il mercato americano. Intanto da Contrada Masseriola spuntano due probabili giocatori. Nel mirino della società biancazzurra ci sarebbero Cianciarini e Di Bella. Il primo in uscita da Cantù, dove ha chiuso la stagione con 5,1 punti in media. Il secondo invece ha indossato la maglia del Monte Granaro con 8,9 punti di media. Nessuna conferma sulle intenzioni, ma neppure nessuna smentita. I prossimi giorni saranno decisivi e porteranno sicuramente delle novità. Intanto scartata definitivamente l'ipotesi Gianluca Basile, che per giorni era stato dato come vicino a chiudere il contratto con la società dell'Enel Basket. Così come resta ancora aperto il capitolo del direttore sportivo, occhi puntati su John Ebeling e Luigi Gresta.